bisogno di qualcosa di straordinario. Io non mi sarei mai aspettato. E potevo parlare un pochino a bassa voce, perché sto gridando, passo dal livello del mare sott'acqua, vado nella rete telefona. Allora visito queste piazze meravigliose con queste opere per dire. Ogni piazza ha un'opera per dire. Ve lo dico sinceramente, strabiliato, perché non conoscevo quest'isola, non la conoscevo, l'avevo sempre, sono strabiliato, aspetta, non sai ancora perché cosa fa. Andiamo perché sei in tempo. Perché io sono qui, ma giro con i ragazzi, mi fanno vedere delle cose bellissime. Arrivo qui, mi fanno vedere il petrolchimico, mi fanno vedere le discariche, cioè, e nonostante questo c'è qualche cosa di straordinario che sta succedendo, perché il modo che avete adesso di essere qui, a parte il numero, che secondo la questura, ho parlato adesso con la polizia, siete più di 200 qua dentro. Oltre a questi siamo in diretta streaming, saremo altri 4-5 mila in diretta streaming, e queste tecnologie sono il nostro pane. Allora io devo dirvi che sono arrivato un po', arrivo da Modica, che è il centro dove c'erano più parlamentari in assoluto come percentuali per numero di abitanti. Hanno 3 parlamentari nel Parlamento nazionale e 1 nel Parlamento regionale, e poi sono arrivato, ho visto a Messina, sono arrivato a Nuoro. Ma come hai fatto? Ma non lo so perché l'ho fatto, io arrivo in Nucleaker contro una 15, mi davano affogato contro il primo miglio. Sono passato, sono a Reggio Calabria, ma detto, manculicani, e quindi sono arrivato a Reggio Calabria, si è sciolto il comune per mafia, si vede che porto bene. Allora poi mi sono buttato, ho nuotato, mentre nuotavo, dicevo, ma perché sto facendo questo? Io ero un comico, mi ricordate quando facevo ridere a pagamento, Dio che bello, qualcosa. Ero un comico, cosa facevo? E mentre nuotavo dicevo, ma cosa sto facendo? Sto nuotando in mezzo allo stretto di Messina. Ma perché faccio questo? Perché sono pazzo, cosa voglio dimostrare? Allora, cosa ho voluto dimostrare? Non lo so. Presumo che io abbia voluto dimostrare che un uomo di 64 anni, con la pancia, grasso, non uno sportivo, né un atleta, preparandosi 6 mesi, perché mi sono preparato 6 mesi, ha fatto qualche cosa di straordinario. Vuol dire che se uno si impegna su una cosa, porta a casa dei risultati meravigliosi. Ma vedo delle espressioni diverse. L'anno scorso a Palermo c'era tantissima gente, ma guardava in un altro modo, guardava, io vedevo lo sguardo del siciliano, il siciliano che non cambia, il siciliano che passa da Totò Goffaro a Lombardo, che è sempre la stessa cosa, il siciliano che non si indigna per i 20.000 impiegati della regione, per i forestali, per i 20.000 euro al mese dei parlamentari alla regione, non si indigna per quello. E perché non si indigna? Perché è invidioso, vorrebbe esserci lui al suo posto. E allora, ecco perché questa Sicilia la sta cambiando, questo concetto. Fino all'anno scorso, infatti, a Palermo mi guardavano con le braccia conserte, sai quando stanno un po' distanti, come a Monica. A Monica ho notato lo stesso comportamento, non si avvicinavano, stavano su quei portici. Poi hanno detto alla televisione, fate una panoramica, e appena si sono inquadrati, si sono sentiti inquadrati, hanno fatto. Però adesso c'è un'altra aria. Non c'è l'aria di quello che dice te che sei venuto qua, perché non dicono ogni tanto, beh, sei venuto qua, cosa pensi di cambiare? Qua non fai una
qua, non si cambia niente. Niente, niente si cambia qua. Ci hanno provato tutto, ma mi sembra che invece il nostro sguardo stasera sia un altro. E io sento nella pelle che invece qualche cambiamento c'è, Dio mio. E se cambiamo qua, cambiamo l'Italia. Qui è nato Andreotti, Lima, qui sono sbarcati nella gente che vi ha rovinato la vita, da Garibaldi, il primo, che dovrebbe ricordare come vi ha ridotto. Un secondo c'è stato lo sbarco degli americani con la mafia, il terzo sbarco il Movimento 5 Stelle, al vuoto! Cambiamento è già avvenuto. Io sono stato sull'Etna, una cosa fantastica, ero lì con dei cinesi, coreani, due coreani che guardavano due cinesi sull'Etna, si guardavano tra loro, c'è chi è, i cinesi, erano stravolti. Ma come mai siete stravolti? Perché sono interpreti, sono stravolti perché sono venuti a piedi. Ma come a piedi? Non c'è un autobus. Non c'è un autobus. Che va? Vogliamo fare i ponti da 6 miliardi di euro, i ponti, e non abbiamo due autobus che vanno su sull'Etna, che è uno spettacolo mondiale. Io ero dentro un vulcano dove parlò da lì Pitagora e lanciò la più grande frase che dette l'inizio alla rivoluzione francese. Forse non lo sapete neanche questo, che Pitagora da Letta disse: se liberiamo la Sicilia liberiamo il mondo. Cazzo, l'ha detto lui, ero nello stesso posto e non lo sapeva. Qui c'avete cultura permeata, lì Quasimodo, che è nato lì a Modica, Quasimodo, premio Nobel della letteratura. Ognuno sta solo sul cuore del mondo ed è trafitto da un raggio di sole ed è subito un bicicchè. Ma come cazzo mi siete ridotti? Come mi siete ridotti? Mio amico, capitano, anche di vedere un bicicchè, devo fare un po'. Faceva un comizio in una piazza dove va? Santa Caterina. E era lì su un trespolo da solo. Non c'era nessuno. La telecamera che spaziava in questa piazza vuota. In fondo c'era uno striscione così, dove dici che devi andare a far culo. Mi dispiace, ma non ci vedono, non riempiono queste cose qua. Qui vi siete, non so come avete fatto a venire stasera a saperlo che eravamo qua, perché non c'è un giornale siciliano che ne parla. E anche questo, i monopoli su tutto. Però noi andiamo con la rete, siamo adesso sulla rete, siamo in streaming, questa piazza si decuplica, siamo migliaia e migliaia che ci seguono da casa, siamo 1 milione su Facebook, siamo una piazza immensa, loro non hanno ancora capito cosa gli sta succedendo. E allora il cambiamento c'è già, un cambiamento bisogna fare, ormai cosa avete da perdere? E cosa avete più da perdere qua? 5 miliardi di debiti dello Stato italiano a voi! È incredibile, state morendo di credito, non di debito! 5 miliardi ai piccoli imprenditori, 1 miliardo lo Stato italiano alla regione Sicilia. Ma chi siete voi però? Siete ora statuto speciale. Che cosa vuol dire lo statuto speciale? Vi siete mangiati migliaia di miliardi, mezza cassa di mezzogiorno, non voi! Questa gente qui è sempre la stessa inquisita, sotto il processo, si camuffa dentro il Sider, Free Rule, Unici, Rzu, con questi manifesti che mettono sulle piazze, lungo i muri, nelle facce con scritto io con voi in mezzo.
fare sempre. Io minaccio. Non ce n'è uno qua dentro, quello dell'Ulivo. Quello capito. Mi fido di te. E io di te. Taccia che mi fido. Basta. Basta. Veramente basta. Adesso c'è la grande occasione. Mandiamoli a casa tutti, tutti in blocco. Devono andare a fare il populismo. Qua è un sistema per l'anarchia. È un sistema, è come l'andrangheta, la mafia. Sono sistemi che ormai la mafia, cazzo, ce l'avete mandata su, Bravo, ringrazio, ce l'abbiamo tutta su. Si sposta dove vanno i soldi. Dove va il cemento, la grande del più grande movimento che ci sia, è la prima impresa. Strozzano le imprese, ma sta cambiando anche in Sicilia. C'è la Confindustria, non so, di Agrigento, di Caltanissetta, i nuovi, i imprenditori, quelli giovani, fanno rete, si ribellano e non pagano più. Al petrochimico c'è stato uno, un ingegnere giovane, e non danno più contratti in appalto a gente mafiosa, non li danno più. E la mafia si sposta su, e lo vedete, un assessore alla casa milanese che vende, che compra i voti dell'Andrangheta a 50 euro l'uno. Vuoi che l'Andrangheta si svegli per 50 euro? 50 euro è l'acconto. L'acconto. Poi c'è lo sconto. È quello. È come certi presidenti di regione non vanno via. E dici, ma come mai? Non ci hanno più giunta. Sono sputanati in tutto il mondo e stanno ancora lì, perché hanno promesso. Hanno promesso e hanno paura. Ma se ha preso l'acconto, forse ha preso l'acconto. Allora, questo mondo sta cambiando, si sta frantumando, l'economia. Ma scusate, 13.000 aziende entro la fine dell'anno chiudono o chiuderanno per fallimento. 13.000! 13.000 in un anno sono 1.000, più di 1.000 al mese, sono 3 al giorno, 650.000 hanno già chiuso. Dove andiamo? Noi possiamo andare avanti e fare ricchezza con cosa? Con la regione, assumendo tutti in regione? Ancora con queste cose, aspettate il lavoro, il cambio del voto. Non c'è più niente! Non c'è più niente! Ci sono debiti! Hanno una paura fottuta di questo movimento. Arriva Schulz, presidente del Parlamento europeo, la prima cosa che dice: questi movimenti fatti da comici di antipolitica. Schulz, ma chi cazzo? Non sa niente, ha delle informazioni sbagliate. Dice: e fanno i comici, dovrebbero fare i comici, invece si mettono in politica, e gente che fa della democrazia strana invece di fare della democrazia tradizionale. E cosa vuol dire democrazia tradizionale? La democrazia è democrazia, senza che dividò la loro, della banca centrale, del rating, delle triple A, è la loro democrazia tradizionale. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che non dice nulla, ma è possibile, adesso che se ne va volete fare la legge elettorale, adesso che se ne va spinge per fare una legge elettorale? Ma stiamo scherzando? Una legge elettorale durante le elezioni? Ma porca puttana, non si può modificare la legge elettorale durante le elezioni, lo dice l'Unione Europea, lo dice l'Unione Europea, dove dicono che non si può modificare la legge elettorale un anno prima delle elezioni, se no il diritto non è più certo. E se non è più certo il diritto, non c'è neanche la democrazia tradizionale, non c'è proprio una minchia di niente. Il Presidente continua a dire che ci dobbiamo spendere ancora un po' di sovranità per l'Europa. Ma stiamo scherzando? Ma noi pensavamo, ma scusate, ma dopo il nano, dopo Berlusconi, chi arrivava faceva una bella figura. Arriva questo qui dopo Berlusconi, questo che l'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale è stato nel 54, almeno. Per un attimo io ho detto, ma Dio, ma è un uomo che non urlava, ha subito calmo, con la moglie. E poi è passato un giorno o due e abbiamo visto il Bocconiano,
Abbiamo visto questi economisti della Bocconi, quelli che fino all'anno prima dicevano che la crisi era alle spalle. Ma se avesse fatto una cosa, fosse andato in televisione a reti unificate una volta, avesse detto: signori, siamo in crisi, siamo nella merda, dobbiamo fare delle cose, dei sacrifici tutti assieme. Tutti assieme! Allora cominciamo dal Presidente della Repubblica che ci costa 240 milioni all'anno. Cominciamo così! Cominciamo a prendere le pensioni, le super pensioni. 100.000 persone in Italia percepiscono una pensione da 10.000 a 50.000 euro al mese che ci costano 13 miliardi. Poteva dire: facciamo per emergenza un massimale di 4.000 e gli altri recuperiamo 7 miliardi, facciamo un reddito di cittadinanza per non far morire nessuno. Poteva dire così, con una circolare. Poteva dire: abbiamo bisogno, la gente si ammazza, che non ha più i soldi, dove li prendiamo? Abbiamo fatto una porcata, hanno fatto i partiti una porcata, parlo dello scudo fiscale. Hanno abbonato col 5% le tasse a della gente che ha riportato i capitali dall'estero, mafia, andrangheta, partiti, c'erano tutti. Non poteva dire: signore, col 5% non ci basta, domani vi do l'IVA, domani ci mettete lì il 30% in più, se no do nomi e cognomi a tutti. E rendo pubblico i vostri nomi e cognomi. Poteva obbligare a farlo. Se avesse fatto una cosa dicendo: togliamo i borsi elettorali, togliamo i doppi stipendi, i doppi incarichi, togliamo i vitalizi. Veltroni va in televisione a dire che si dimette, però si dimette tra una settimana, a modo di prendere il suo vitalizio tra una settimana, lo sai, signor? Ma poteva intervenire su quello, e allora se fosse intervenuto su quello, e noi magari potevamo anche stare a sentire, magari potevamo accettare. Ma invece non poteva dire queste cose, non poteva, perché è stato messo lì apposta per fare altre cose, altri lavori, altri. Mandato lì dalle banche, lui della J.P. Morgan, che dice: presente che lui era il consulente finanziario di Cirino Pomicino quando era ministro del bilancio di Cirino Pomicino, che il debito aumentò del 50% e la spesa pubblica del 45%. C'era lui che faceva il consulente. E beh, vengono trattati come grandi esperti, come super esperti, e poi che super esperti fare delle spendere più da 45 miliardi, andare a prendere la casa a uno, andare a fare uno studio di settore a un altro, mandarti a Equitalia, o chi è per Equitalia qua, cosa c'è? Per sempre Equitalia, la chiamate diversamente, dove ti fanno chiudere le aziende, ma c'è gente che non riesce a pagare le tasse perché ha chiuso l'attività, non ce la fa, si fa un po' di meno per sopravvivere. Ma non si è mai visto un paese che fa chiudere le aziende perché non ce la fanno, perché non pagano le tasse. C'è l'Equitalia anche in Francia, ma in Francia si dimostra che non ce la fai, lo Stato non ti fa chiudere, ti aiuta a tenere aperto. È la colonna portante delle nostre famiglie. Piccola media impresa, piccola media impresa, e con quello che sopravviverà. Agro, l'agroalimentare, come si fa a chiudere un agroalimentare? Sei pazzo, il cibo sarà il problema nei prossimi 10 anni. Cosa andiamo avanti con il petrolchimico ancora? Per quanto tempo andremo avanti con questa schifezza qua? Quanta gente dovrà ammalarsi ancora in nome del lavoro? Che cos'è? Il lavoro. Siamo 1.000 volte all'anno sul lavoro, il lavoro. Ma che cos'è il lavoro? Per renderci conto che si moriva di amianto, ci abbiamo messo 25 anni, si sapeva 25 anni fa che c'era il tumore al polmone per l'amianto. E il picco della mortalità dell'amianto sarà nel 2015, devono ancora morire. Lo sapevamo? Il tetraetile del piombo nella benzina, 20 anni, ci sono morte delle persone, migliaia, ci hanno messo 20 anni a toglierlo. Il fumo, io mi ricordo il fumo, i dottori che andavano in televisione, la nicotina non per dipendenza, giuravano in America sulla Bibbia. Il cancro non c'entra niente col fumo, il petrolio qui alzate lì e vi diranno che non c'entra niente e vi ammalate per altre cose. Non c'è la prova che tutti ammali per il benzene, la diossina, le porcate che escono da quel cazzo, la cosa lì. Ma quelle sono cose degli anni 70.
sono cose degli anni 70, bisogna avere il coraggio di riconvertire le produzioni industriali, il mondo è in crisi, non noi, tutti. Tutti, l'acciaio non si fa più, la Cina e l'India stanno retrocedendo di 3 punti di PIL, 3 miliardi di persone sono in crisi. E qui fate villette, fate ancora edilizia, il cemento non si vende più, si vendono monolocali da 50 metri quadri, perché le banche non hanno più soldi da dare, non del dato. Ma di che cazzo stiamo parlando? Di cemento ancora? Questa gente fa di cemento e basta, non ha un'idea. Rigassificatore, mi sembra che noi andiamo attraverso il mare, petroliere con dentro nel gas, a 200 gradi sotto zero ci sono delle bombe, viaggianti, per avere cosa? Energia, ne facciamo 4 volte il fabbisogno in Italia, in Sicilia 3 volte il vostro fabbisogno. O cambiamo il sistema, perché la mafia molla il cemento e poi si mette nell'eolico, si mette nel fotovoltaico, cambiamo il sistema. Perché sono indignati, perché ci sono persone di questa città che sono dei falconi borsellini e non sono magari ricordati da nessuno, come un medico di questa città. Sono medici, dove sono? I medici dove sono in prima linea, i sindaci, dove sono? Il sindaco non ha. Responsabilità del sindaco della salute dei suoi cittadini. Finisce così, finisce come l'Ilva. Finisce come l'Ilva. Tutto così finisce come l'Ilva. Disoccupati e malati. E rimarrà tutto lì. Perché ci vogliono 2 miliardi per risanare. E chi è che va a investire 2 miliardi in un'azienda dove l'acciaio non si vende più? Stanno chiudendo tutte le acciaierie in Belgio e in Francia. E il signor Riva, che dovrebbe essere il responsabile di morti, di casini, non è neanche dentro una trattativa, è tra un magistrato e la politica. Lui si è dopo, mi hanno chiuso l'azienda. Lui ha guadagnato 17 miliardi di euro dal 2000 al 2008. Poi ha visto che l'azienda non si vendeva più e cosa è successo? Combinazione, un magistrato fa chiudere il fondo. Combinazione. Allora, la visione, abbiamo bisogno di una visione diversa. Ci metteremo 20 anni, ma cominciamo adesso. Molliamo il petrolio, il petrolchimico, i gasificatori, tutto ciò che è petrolio, e in 20 anni facciamo l'energia con le rinnovabili e basta. Punto e basta, facciamo un passaggio epocale. Traffico con l'elettrico, l'elettrico fatto con le rinnovabili. Però gestite in una maniera, ogni comune si gestisce le cose, la microproduzione, non le grandi. Sono stato sotto un elettrodotto dove muoiono i tumori, ma dove si chiama quel posto, non dovete portarlo per farmi tirare un sul morale. Pace del bene, pace del meno, sono, c'hanno l'elettrodotto in casa, un elettrodotto che sbuca dal mare, perde il 50% che vuole sbucare dal mare e vanno sugli elettrodotti e perdono il 50%, disperdono nel filo in mezzo alle case della gente. E la gente arrivava da me, che fai qualcosa, e con una foto con le palline rosse del paese, tutti morti. Io mi è morto mio figlio, l'altro c'ha il tumore, guarda, mi è morto mia moglie. E vengono da me, io cosa posso fare, porca puttana? Io posso dire bene, ci fermiamo, aspettiamo, e poi cambiamo velocemente le cose. Cosa possiamo fare poi? Da soli? Io sono un povero, sono uno come te, mi sono un po' messo in gioco. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Tutti mi dicono, ma chi te l'ha fatto fare? E cosa dovevo fare? Potevo anche battermi nei coglioni, starmene in casa. Avevo i soldi, chiudevo la mia villa, col cacciare elettrico, vedevo i miei figli, ce n'ho 6, 2 che vanno in Australia, un altro che parla della Nuova Zelanda. Stavo lì e dicevo, va bene, andate, mi do anche i soldi. E allora mi dico, no, io non ci sto, sono uscito e mi metto in gioco così, chi se ne frega? Hanno paura perché è un movimento che ha 3 anni, è nato senza soldi, in rete, senza sedi, capi bastoni, capi provincia, non c'è nulla, in rete, facciamo dei forni sull'energia, sull'acqua pura possibile dell'acqua, io giro la Sicilia, non c'è l'acqua potabile da nessuna parte, ma siamo scherzati, io non lo so,
fatta con dissalando il mare, facendo dando delle chance delle multinazionali interdite, la Nestlé, che paga 20.000 euro all'anno per una concessione di milioni di litri d'acqua, e noi compriamo l'acqua in bottiglia di plastica dalla Nestlé. Ma stiamo scherzando? Ma l'acqua non è solo quella che beviamo, il concetto di acqua è diverso. L'acqua sarà un grosso problema fra qualche anno, per fare un pantalone ci vanno 300 litri d'acqua, per fare una macchina 400.000, per fare un chilo di carne 16.000 litri d'acqua, ogni cosa che fai c'è l'acqua dentro. E di che cosa parliamo? Allora noi parliamo di questo, una stella nostra è l'acqua in questo senso, la gestione dell'acqua di una casa. Siamo gli unici che mandiamo l'acqua potabile nel gabinetto. Ma dov'è l'acqua piovana? Non si raccoglie più l'acqua piovana, se mai in Svezia raccolgono l'acqua piovana, la mettono nella lavatrice, il primo scarico della lavatrice la fa nei gabinetti. Ma stiamo scherzando? Noi lasciamo su dei problemi reali, lavoriamo su queste cose, sull'energia, sui rifiuti, sulla raccolta differenziata. Ecco perché facciamo paura e senza soldi. Noi abbiamo già rifiutato, questi ne parlano adesso, noi abbiamo già rifiutato 1.700.000 tre anni fa. No, non le abbiamo prese, ci aspettavano come rimborsi elettorali, gliele abbiamo lasciate, le abbiamo già fatte, e noi le abbiamo fatte. I 4 consiglieri che abbiamo, 2 in Emilia e 2 in Piemonte, si sono già diminuiti lo stipendio dell'85% hanno dato 6.000 al mese a 2005. Loro hanno già firmato un contratto con me e se non lo rispettano vanno via in 24 ore e prendono 3.000 euro al mese, non 20.000. E la differenza con un assegno non dà indietro alla regione. L'abbiamo già fatto. E questo per il non ce l'hanno nel DNA. Chi c'è dietro questa? Come fanno senza soldi a essere diventati quasi la seconda forza politica di questo paese? Perché forse qui siamo anche la prima. State attenti. Se potrebbe succedere una cosa incredibile, senza soldi, col volontariato. E loro non capiscono chi c'è dietro, la CP Board, la massoneria, Casaleggio, chi c'è dietro Grillo. Guardate chi c'è dietro Grillo. Non capisco che uno può fare delle cose per gli altri anche senza avere un ritorno economico, non ce l'hanno nel DNA, perché sono ladri fino all'osso, è un sistema, poi c'è quella la persona che non ruba ma accetta quel sistema lì. Perché i rimborsi elettorali, inoltre come fai a rubare e i rimborsi elettorali che sono già soldi rubati. Questo è un paese che non c'è più, abbiamo 120 parlamentari condannati in Parlamento che legiferano, i fuorilegge che fanno le leggi e noi dovremmo rispettarle. Ma dov'è un paese così? Ma dov'è? E adesso tutti i giornali, il Parlamento pulito, si scoprono adesso, noi 4 anni fa abbiamo fatto i video per il Parlamento pulito, 2 legislature, voto di preferenza, il voto di preferenza bisogna metterlo dentro la Costituzione, non che te lo cambi così la legge elettorale durante le elezioni. Ma è incredibile, 2 legislature, questi qui c'era oggi la Turco, ha parlato in televisione e ha detto, bene sì, non rottamare. Noi ce ne andremo, non tutti. Ha detto che bisogna cambiare la classe politica, ma non noi. Ha detto 6 legislature. Ha detto noi da Lema, non ci stiamo, che danni non gli altri. Non si rendono neanche conto di quello che dico. Qui lo vanno via con le buone, e andranno via con le buone. Ma prima di andare via abbiamo diritto per quello che ci hanno fatto soffrire, abbiamo diritto almeno a un dibattito pubblico, almeno a uno sputo digitale sul computer. Almeno perché infatti se ne vanno, poi ci salutano dalle 600, no? Se ne vanno e prima di andarsene facciamo quello che ci hanno fatto a noi, una piccola indagine fiscale, da quando sono entrati in politica a quando sono usciti, e vediamo se i conti tornano, perché se no i conti non tornano, ci ridate indietro fino all'ultimo centesimo. E bene, sì, bravo, bene.
noi non siamo di vendetta, siamo non vogliamo vendicarci di tutto. E devono ringraziare questo movimento. Guardate che la Grecia sta esplodendo. Ma allora, scusate un attimo, perché? Ma vi siete fatti questa domanda? Come mai non scoppia un casino? Come mai non siamo per le strade? Come mai non c'è una rivoluzione in Italia? C'è in Spagna, c'è in Grecia, c'è in Portogallo, ci sono le persone in piazza a scontri della Madonna, fuoco, il partito nazista in Grecia che entra in Parlamento perché è stato eletto con 9%, il partito nazista in Ungheria, Le Pen 20% in Francia, destra pazzesca. E come mai qua non scoppia niente? Come mai che noi abbiamo ancora delle cose in più? Per esempio gli spagnoli vanno in piazza, ma non vanno a gridare il Zapatero ladro, ce l'hanno col Fondo Monetario, con la BCE che gli ha stronzati i poteri. Ma Zapatero non rubava. Noi oltre ad esserci stronzati con la BCE e con tutta questa Europa finita, rubano anche. Come mai non ci ribelliamo? Ve lo siete chiesto, ve lo dico io il perché. Perché almeno 20 milioni di italiani sono coinvolti in prima persona. E allora, hai capito? Non c'è altro sistema, siamo noi dentro. Che alla fin fine, quando non ci vede nessuno, hai capito? Alla fin fine siamo ancora lì. Ma c'è un altro 20 milioni che dico basta, vediamo chi vince, vediamo chi vince, la parte sana c'è, un sacco di gente, ma io conosco un sacco di gente onesta, per bene, competente, la gente competente non la trovi più nei posti dove dovrebbero essere. Abbiamo degli amministratori delegati di aziende che non sanno un cazzo del prodotto che fanno, parlano di spread, di tripla A, di social forum, di cose incredibili, di spending review, quelli si ferma la macchina, non sanno dove è il motore, se davanti o dietro, sono dei bambini, incompetenti, li senti parlare in televisione gli economisti, economisti perché prendevano il presente. Dove erano gli economisti quando io andavo a girare dicendo che la Parma stava fallendo? Gli economisti invece dicevano che andava tutto bene fino al giorno prima. Dove erano gli economisti quando io compravo due azioni della Telecom, da cittadino, e andavo al consiglio di amministrazione a dire che mi voleva, che era un ladro che aveva spolpato un'azienda che ci ha mandato 20 anni indietro come servizio di telecomunicazione. Se non abbiamo rete, non abbiamo download, non abbiamo connessioni, qua in Sicilia non ne parliamo neanche, non ci sono neanche le strade, avete delle ferrovie che ci vogliono 6 ore a fare 10 chilometri, ma di che? No, non mi calmo! Domani prendo un treno, da Scordia vicino, quanti chilometri sono? Scordia vicino, 40 chilometri, lì Torino ci vuole 4 ore, lì Torino a gasolio, quello che fa ciuff, 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 ci vanno sopra! Va bene, parliamo di velocità di download, ma sai che a 300 km siamo sotto la Libia, siamo al 60° posto, come in velocità di interconnessione, l'abbiamo inventato noi. Noi abbiamo inventato queste robe qua, gli italiani, l'Olivetti ha inventato l'informatica, venivano gli americani a vedere come facevamo, non c'è rimasto più niente, c'è andato De Benedetti 7 anni, fa 2 fotocopiatrici in Cina, da 70.000 dipendenti ne ha 380, non c'è rimasto niente, eppure l'Olivetti è ancora famosa nel mondo, ci siamo mangiati tutto per questa gente qui, la FIA. Marchione che viene qua, ha preso miliardi e miliardi da noi, dalle casse integrazioni, e ora non fa macchine, ne fa per l'estero, chiuderà tutto. E io nel 2001 andavo come uno stronzo davanti ai cancelli della FIA, se qualcuno si ricorda, giravo con la macchina a idrogeno nel 95. Sono andato davanti alla FIA con una macchina fatta da 2 ingegneri tedeschi, Greenpeace, cioè ricavata da Twingo, non che dovevi cambiare la catena di montaggio. Avevano fatto 3 parametri, avevano ucciso su 3 parametri, un motore leggero di 80 kg di alluminio invece che 250 kg, quindi il peso, l'aerodinamica comprendo le ruote, il riscaldamento delle ruote, l'aerodinamica, quindi il CIC, con questi 3 fattori quella macchina lì consumava 1,5 litri, 100 km con le prestazioni della Twingo. Non dovevi cambiare un cazzo, no?
sono andato davanti al cancello, c'erano quasi grandi sindacalisti, mi hanno visto, ho detto, ma perché non fate una macchina così? Vieni qua a prenderci per il culo, va bene. Non mi sto prendendo per il culo, ho fatto una macchina così, ho entro 10 anni, chiudete! E hanno chiuso. Ma io non sono un genio. Ora io perché mi metto questa cosa qua? Perché dovrei parlare, ma perché sono, ve lo giuro sulla mia famiglia, sono 20 anni che dico queste cose. Chi mi segue lo sa rispettare. Ma qual è antipolitica? Ho sempre parlato di politica, ho sempre parlato di economia. L'economia non è quella che sentite nei telegiornali che parlano di spread, che parlano di borsa, che parlano di spending review. L'economia sono le cose fatte che tu fate, sono i tuoi pomodori che invece che tu devi fermarti qua, distruggere e prendi il pomodoro da un'altra parte. L'economia sono 5 miliardi di tonnellate di merci che girano il mondo con 1 miliardo di tonnellate di petrolio e mandano questi 5 miliardi di tonnellate nell'atmosfera, 10 milioni di tonnellate di PCB, poli di fenilcloruro, 20 milioni di diossina, mandano un sacco di veleni. È questa l'economia. Ora cambiamo, ora cambiamo, è inutile fare strutture, ponti, corridoi, 5 TAV. Non ci sono più le merci che girano, il petrolio va sempre più su, le merci non vanno dove gira più veloce il treno, le merci vanno dove si spende meno. Io arrivo da un porto, il porto di Genova, la metà dei container sono vuoti, la metà dei treni sono vuoti, la metà dei camion sono vuoti. E noi facciamo strutture, strutture, strutture per far viaggiare i camion vuoti. Non riusciamo a fare un piano logistico per farli viaggiare sempre pieni. Diminuiremo del 50% il traffico. Guardate, sono 20 anni che parlo di queste cose. Dell'acqua che dal sud viene al nord sui campi. L'acqua minerale del nord e del sud. I pigiami palino dalla Svizzera vanno a fare le asole in Portogallo. Le asole, e poi tornano in Svizzera, le patate della Westfalia vengono qui con un camion in Sicilia le lavano. Con un'acqua speciale, che cazzo di acqua vedi? La minchiarella vuota. Le lavano solo con in Spagna, le affettano e le imbucano nel sacchettino qua a Genova. Uno yogurt fa 7000 km su un camion. E questa è l'economia. Ma l'economia, io vengo da una città che l'ha inventata l'economia. Sono di Genova. Noi abbiamo inventato il debito, i BOT e i CCT. Io, la prima banca del mondo, il Banco San Giorgio di Genova. Ma noi non ci noi abbiamo capito cos'è l'economia, l'aveva capita Colombo. Colombo aveva scoperto l'America e aveva scoperto i pomodori. Non è mica fatto come un manager di adesso che avrebbe riempito le caravelle di pomodori e andavano avanti indietro le caravelle piene di pomodori. Non era così coglione, ha preso i semi dei pomodori e li ha piantati qua. Allora noi dobbiamo far girare le informazioni, non le merci. Questa è l'economia. Voi dovete scusarmi, perché sui giornali e in televisione io sono sempre assoggettato, mi sono fatto una nuotata, hanno pubblicato insieme a Mussolini e a Mara. Sono Hitler, sono un'antipolitica, sono il pifferaio magico, sono un pezzo di merda, ma metto qualsiasi cosa. Quindi permettetevi questi sfondi che faccio, perché se non avete capito che cosa sta succedendo, mi dispiace, ma non è colpa vostra. Noi siamo in questa situazione sia per la politica ma sia per i mezzi di informazione. Se avessimo avuto dei mezzi di informazione normali non ci troveremmo.